Black Riders, lo stile italiano. Sapete come nasce una moto custom? In ogni puntata vi presenteremo un costruttore. Seguiteci! Vertemati nasce dai due fratelli Vertemati, Guido e Alvaro, che negli anni 70, con la passione delle corse per il motocross, cominciarono l'attività vera e propria di costruzione e di progettazione di queste moto. Dall'esperienza appunto delle corse, motocross per primo, poi a enduro e infine motarde, i due fratelli Vertemati hanno cominciato a creare un'esperienza particolare e molto selezionata per quanto riguarda la costruzione sia dei motori che dei telai. Io sono Guido Vertemati, sono la nostra società, la Vertemati Racing, nasce nelle corse nel 1968 con mio fratello Alvaro, nel motocross. Passato poi due anni, ho iniziato anch'io nel 71, e diciamo che per 10 anni abbiamo sempre gareggiato facendo gare internazionali, gare nazionali e qualche puntatina al mondiale con dei risultati abbastanza discreti, ottimi diciamo. Poi da lì c'è nata la passione di costruirci una nostra moto, una moto Vertemati. Abbiamo fatto un anno di lavoro, è nata sta moto Vertemati. All'inizio è stata molto dura, poi abbiamo partecipato al campionato italiano, campionato mondiale con Jove Smets, e abbiamo fatto 2 volte terzo al campionato del mondo. Poi da lì siamo passati anche all'enduro, sempre col marchio Vertemati, con Katrinac della Repubblica Ceca, e lì abbiamo vinto il mondiale nella oltre di enduro 1991. Poi diciamo che abbiamo corso anche con piloti americani, Trampas Parker, Mike Young. Questa è una delle nostre ultime moto progettate da me e Alvaro. C'è il nostro motore Vertemati, gareggia mio figlio Michael, è campionato svizzero. Abbiamo scelto questo tipo di campionato perché è un campionato molto, molto frequentato, con tanti piloti, è una moto moderna, cioè abbiamo cambiato telaio. Abbiamo costruito questa moto appositamente per questo tipo di gare, perché il supermotard, diciamo in Svizzera, è interpretato come vero supermotard. Il 30% del circuito è vero motocross. Siamo partiti con proprio così piano piano. Alla fine dell'anno scorso abbiamo fatto anche dei discreti risultati, contiamo quest'anno di fare un bel campionato e stiamo allestendo una moto nuova. Sembra un telaio normale, invece è un telaio che ha anche la possibilità, con una manovra semplicissima, di alzare ed abbassare il forcellone. E quello nel supermotard, tu arrivi sul circuito corto, abbassi il forcellone e si accorcia la corsa. Tu sul circuito lungo puoi tirare verso l'alto il forcellone e la moto si allunga di quel pelino che può andare meglio in determinate curve. Quindi qua c'è un eccentrico qua. Nel 2011 nasce il progetto Vertemati Factory. Il progetto Vertemati Factory è un'azienda che nasce sulla base della Vertemati Racing, che attualmente ancora esiste, ed è concentrata sulla progettazione, lo studio, la progettazione e la realizzazione di un prototipo di motore bicilindrico. So happy if you already mago che nagateng bozzo sulla zona la giornata terzigne naga poche babba ma mienza stai guai no blues voglio stesse canta. La Vertemati Factory ha come progetto l'Infect. L'Infect è la progettazione, lo studio e la realizzazione di una moto innovativa, dove si utilizzano delle apparecchiature, delle strumentazioni, soprattutto dei materiali tecnologicamente avanzati e soprattutto con caratteristiche meccaniche di resistenza e di durata particolari. Questo che potete vedere è un monoblocco monolitico fatto in materiale Erga 70-75, che è una lega di alluminio. Praticamente questo monoblocco viene creato e lavorato unicamente da un blocco intero di materiale, per cui viene svuotato, viene lavorato principalmente nelle sue parti principali, dove si fa una sgrossatura di massima. Il monoblocco viene lasciato per 48 ore a
riposare, perché il materiale una volta lavorato subisce degli stress meccanici e anche termici, per cui riprende la sua diciamo forma naturale. Dopodiché si fa un'ulteriore lavorazione per quali che sono le finiture, le lavorazioni principali, per cui le sedi dei cuscinetti, le sedi delle bronzine, tutte le varie filettature per quanto riguarda i bulloni, i dadi eccetera, in modo da avere un monoblocco fatto esclusivamente dal pieno e che ha caratteristiche differenti e molto particolari rispetto a quelle fatte in presso fusione piuttosto che in stampo. Questo monoblocco, prima di essere realizzato, è stato studiato al computer, è stato progettato ed è stato progettato sulla base delle esperienze di 40 anni di corse. Per realizzare questa moto abbiamo utilizzato diversi procedimenti. Per la realizzazione dei primi telai siamo partiti da un foglio bianco, il cosiddetto foglio bianco, in quanto nell'esperienza di Vertemati mancava una motocicletta ad uso prevalentemente stradale. Di conseguenza abbiamo realizzato, tramite un disegno, un manichino del motore, tutte le quote ciclistiche che a noi interessavano, come possono essere passo, avancorsa, escursioni varie, un disegno in due dimensioni di quella che dovrà essere la geometria finale della motocicletta che andavamo a realizzare. Per quanto riguarda il motore invece, l'idea nasce tutta da il rielaborare il monocilindrico Vertemati per affiancargli un altro cilindro che potesse appunto consentire la realizzazione di un bicilindrico a maggiore potenza, e di conseguenza il lavoro è stato fatto lì completamente, diciamo, da foglio bianco, perché è vero che si parte da un archivio abbastanza ampio, è vero anche che la struttura di un cilindrico comporta certe soluzioni nuove da dover affrontare. Il lavoro per realizzare il motore era iniziato prima ancora che noi ragazzi da Politecnico arrivassimo qua, è stato poi finalizzato completamente dal reparto della ciclistica di Timothy Macchia e Luca Menon. All it I'm saying, everything I see, there are no peace around, and I am asking why. Sometimes I found me hanging, I got the need to cry. Can't find a girl, can't find a job, cinatini sold, non da carta roba. Le varie caratteristiche di questo monoblocco sono fatte per fare in modo che l'assistenza o la riparabilità di eventuali guasti sia fatta nel minore tempo possibile. Questa per esempio è la base dove va appoggiato il cambio, che è completamente estraibile. Utilizziamo degli oli separati prima di tutto per la funzionalità del motore, no? Perché l'olio della frizione non deve essere un olio talmente viscoso come quello che può essere quello del motore, perché sennò la frizione dovrebbe avere un carico di molle talmente elevato che sarebbe anche brutto da utilizzare, diventerebbe anche fatico. Cioè, per cui possiamo usare un olio, un 10 per esempio, che è tipo un olio idraulico per la frizione, che va benissimo. L'olio del motore invece, che è un 15-40, un 10-30 secondo del motore dove viene utilizzato, perché nei paesi, per dire, nei paesi arabi dobbiamo mandare giù un olio molto più viscoso rispetto che ai paesi nordici eccetera. Per cui utilizziamo un olio a seconda di dove va a finire la moto, sarà destinata la moto, specifico per quel paese lì, solo ed esclusivamente per il motore. L'olio del cambio, che invece c'è un olio molto più denso, utilizziamo l'80-90, per cui avendo tre oli separati abbiamo l'ottimizzazione del tipo di olio da utilizzare, l'ottimizzazione della lubrificazione del motore e la lunga durata anche dello stesso. Il nostro fine è quello di fare un prodotto, una moto, un motore che abbia tutte le funzionalità che deve avere un motore, per cui prestazioni, leggerezza, consumi, resistenza, e soprattutto debba tenere il valore nel tempo, perché tutto quello che noi facciamo non lo facciamo perché deve avere una manutenzione ogni tanto, piuttosto che deve essere un motore, una moto che uno deve guidare, che deve gustare, e non si deve preoccupare che fra 10.000 km, se non fa il tagliando, la moto diventa un problema, perché l'abbiamo concepita e costruita per fare in modo che duri.
su questo motore è stata applicata una piastra, sempre fatta da noi, che serve solo ed esclusivamente per rodare il motore prima di essere montato sulla moto. Montata poi su un motore elettrico, il quale lo farà girare per circa 20-25 ore. Essendo una moto che dovrà essere un prodotto di nicchia, noi possiamo scegliere diversi materiali, chiaramente siamo andati a scegliere materiali più pregiati. Allora, per quanto riguarda il reparto ciclistica, per esempio le ruote sono fatte in fibra di carbonio, quindi risparmiamo peso e aumentiamo la rigidezza, e soprattutto nelle fasi di accelerazioni otteniamo dei miglioramenti dal punto di vista dinamico della motocicletta. Altre parti in carbonio sono poi tutte le sovrastrutture che fanno sì che il peso della motocicletta rimanga molto 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 basso, mentre per le altre parti del motociclo abbiamo utilizzato materiali come l'Ergal 70-75, che è un alluminio molto leggero in quanto alluminio, ma ha caratteristiche meccaniche molto elevate, paragonabili quasi a quelli degli acciai, così che possiamo ottenere degli spessori anche minimi e risparmiare il peso. Per quanto riguarda invece il telaio, che poi è la parte portante del motociclo, non potevamo usare questo tipo di materiale, abbiamo usato una serie 5000, un peraluma, in quanto necessitavamo, per ragioni tecnologiche, di saldarlo, e l'Ergal non è saldabile. In questo caso ci troviamo davanti a un altro genere di motocicletta che deve affrontare dei salti e deve fare delle gare di motard, quindi questo telaio è stato pensato con un altro tipo di materiale, che è il titanio, che presenta delle caratteristiche rispetto all'acciaio del tutto paragonabili, però pesa il 40% in meno. Dopo lo studio e la progettazione di tutti i pezzi che sono i componenti del nostro motore, partiamo con un blocco di Ergal 70-75, cioè da una lega di alluminio, e da questo blocco cominciamo con la lavorazione, la sgrossatura principale, e dopodiché il pezzo finale che utilizziamo poi nel periodo di montaggio del nostro motore. Eventualmente alcuni di questi pezzi devono essere trattati, questo è un trattamento duro che facciamo, è un carter frizione, e ci serve questo tipo di trattamento perché la frizione, avendo delle caratteristiche meccaniche di sforzo particolari, ha bisogno per l'usura di avere un trattamento particolare per evitare delle usure superiori a quelle che possono essere le usure normali. Il motore, oltre a essere tra virgolette bello da vedere, perché può essere un'opera d'arte, una scultura eccetera, deve funzionare, deve durare nel tempo, deve avere le prestazioni, cioè c'è tante componenti, capito? Io posso fare un motore che è 1000 di cilindrata e ha, per dire, 100 cavalli, ok? E posso fare un motore sempre 1000 cilindrate che ne ha 150 di cavalli, però quanto dura, quanto funziona, come va? Noi dobbiamo cercare di trovare il connubio migliore per quanto riguarda peso, prestazioni, affidabilità, tutto quello che un motociclista dovrebbe volere, perché la maggior parte dei motociclisti guardano l'estetica. Noi non siamo esteti, non siamo... siamo funzionali. Noi proponiamo un prodotto che è come un vestito costruito solo ed esclusivamente per la persona, per cui utilizziamo tutto questo tipo di materiale, tutta questa tecnologia, tutto questo modo di fare, questa cura soprattutto, perché vogliamo che il nostro motociclista ideale sia una persona che può essere, che possa utilizzare la moto sia per andare a bersi il caffè la sera, piuttosto che farsi un viaggio da 1000 chilometri. Il nostro motociclista deve sapere che cosa usa, deve sapere perché in questo motore abbiamo montato una frizione in carbonio piuttosto che una frizione convenzionale, perché abbiamo montato un'iniezione fatta in una certa maniera piuttosto che un'altra. Deve sapere che la sua moto, che è stata fatta per lui,
può essere simile a quella del suo amico, ma non sarà mai uguale a quella del suo amico, perché il suo amico può essere più alto di 10 cm, può pesare 5 kg in più, può essere una persona caratterialmente diversa che gli piace un motore fatto in una certa maniera, per cui noi diamo l'unicità al nostro prodotto fatto ed esclusivamente solo per il motociclista che vuole distinguersi rispetto agli altri. Marco Melandri, un campione, qui presente per testimoniare che si può essere vincenti con moto italiane, che si può essere vincenti con moto anche personalizzate. Voi sapete che noi parliamo di moto custom, quindi personalizzate. Marco, qual è la tua moto ideale o quali sono le modifiche che fai sulle tue moto personali, ovviamente? Ma sai, a casa per lo più, essendo sempre in giro con moto da corsa, mi do un po' più al fuoristrada, anche perché è una passione comune con quasi tutti i miei amici. E la prima cosa che si fa appena la si porta a casa, vabbè, prima è dare una controllata a tutto che funzioni, che siano ingrassati le veraggi, tutto quanto. Poi mi piace cambiare lo scarico, i dischi dei freni, diciamo renderla più racing e più adatta a quello che sono io. Voglio, diciamo, rivedere un po' il mio carattere nella moto che ho, dalla posizione anche all'ergonomia delle leve, della frizione del freno, i manubri, quindi un po' tutte piccole cose che la sento più mia. Ultimamente mi sono anche intrippato a forare le rondelle per alleggerirle, tipo quelle delle plastiche piuttosto che, però è un qualcosa di carino. Poi per ultimo, ma non meno importante, la grafica, come diciamo, delle decche. Ma andare in moto per strada è sicuramente molto pericoloso, perché purtroppo dobbiamo stare attenti non solo a noi stessi, ma anche agli altri, agli errori che possono fare automobilisti, camionisti o altri motociclisti stessi, quindi nel rispetto che si ha per il motociclista. E è sempre facile dire bisogna andare piano, bisogna fare cavolate, però anche quando si guida con prudenza spesso credo che in moto si vada troppo forte ed è pericoloso. Quindi sicuramente secondo me sarebbe molto utile riuscire a fare un corso di guida in pista per capire la differenza tra la strada e la pista e capire il limite di una moto e come reagisce in momenti di difficoltà e capire anche proprio i propri limiti. E questo secondo me ti aiuta anche ad avere riflessi più rapidi e fare più attenzione a quello che ci circonda. Ragazzi, fate come volete, in moto divertitevi, godetevela, ma sempre con la testa sulle spalle e siate prudenti. Tutto è nato dalla passione per il due ruote. Piano piano nel tempo ci siamo affezionati all'ala e con la guida di nostro papà siamo andati avanti. Prima eravamo degli studenti, poi finiti gli studi ci siamo dedicati alle moto e avendo una forte collaborazione con Honda abbiamo piano piano assistito le moto Honda. Poi la nostra passione, il nostro cuore ci ha portato nel racing e lì abbiamo dato sfogo ai nostri pensieri, alle nostre idee per un certo periodo, poi abbiamo abbandonato e poi l'abbiamo ripreso nuovamente. La nostra attività è, diciamo, è variegata. Facciamo assistenza Honda, in più chiaramente la nostra passione ci ha portato a condividerla con dei clienti e a preparare delle moto speciali come questa e le moto da corsa. Allora, nella mia avventura chiaramente non sono da solo, ho dei collaboratori di cui due miei fratelli e un figlio. In più ho il piacere di avere collaborato con Honda Italia e Honda R&D, con Honda R&D nel racing e con Honda Italia nelle manifestazioni Honda Day, Service Day, e ci ha permesso chiaramente questi di avere delle collaborazioni validissime e di avere anche un po' di prestigio. Questi sono i miei trofei, non quelli dei piloti. Ho avuto la fortuna e il piacere di partecipare al contest Honda per 3 volte e questo è quello che mi sono meritato. Qui sono i diplomi, grande soddisfazione. Oggigiorno le competizioni sono sempre più esasperate. Quindi nella nostra preparazione dei nostri mezzi
ci avvaliamo dei collaboratori che ritengo per me validissimi. Abbiamo un motorista, Massimo Tulli, abbiamo un sospensionista, Gigi Quaglietti, e abbiamo anche, tra virgolette, un elettronico che nel momento, adesso attualmente all'estero, non c'è, e che è Stefano Andaloro. Essendo moto stradali, noi le dobbiamo adattare alla pista e dobbiamo perfezionarle e mettere degli accorcimenti che ci possono permettere di smontare, rimontare degli accessori, dei pezzi rapidamente. Qui adesso noi vediamo la pinza posteriore. Questo fermo è soltanto un fermo di sicurezza per garantirci che quando il pilota entra in pista sia tutto in ordine. Poi mettiamo una mollettina tra le due pasticche, fissiamo la pasticca interna al cerchio sul corpo della pinza. Per quale motivo? Perché così quando il pilota mi va a frenare, con la molletta mi si liberano tutte e due le pasticche e la ruota non mi rimane frenata. Ricollegandoci al discorso precedente, abbiamo apportato questa modifica all'asse della ruota posteriore per avere una facilitazione nell'estrazione di quando si sfila la ruota. Adesso vi faccio vedere. Chiaramente noterete che anche il registro rimane attaccato, perché nelle fasi concitate della pista può succedere di fare le cose molto velocemente e quindi ogni cosa deve stare al suo posto. Adesso vi faccio vedere la modifica che abbiamo apportato alla pinza posteriore. Puoi estrarre, Marco, la ruota. Come vedete, il gruppo del freno rimane collocato sul forcellone. Nella moto di serie questo viene via. Con questa modifica che noi abbiamo apportato, l'abbiamo reso solidale al forcellone. Per un semplice motivo, perché quando sostituiamo la ruota basta reinserirla rapidamente. In precedenza abbiamo allargato le pasticche per favorire l'inserimento del disco e le pasticche, come vedete, sono smussate proprio per facilitare questa operazione. Altra modifica sono nelle boccole, nei distanziali. Questi distanziali, come vedete, rimangono sul cerchio, mentre nella moto di serie vengono via insieme all'asse. I parastrappi sono fissati direttamente al portamozzo, portacorona, perché devono rimanere al loro posto, altrimenti nella moto di serie andrebbero in giro. Altra modifica che abbiamo apportato è la sostituzione della catena, con una catena di un passo più stretto, quindi è più leggera, fa meno attrito, perché nella categoria stock chiaramente il potenziamento del motore non si può fare più di tanto e quindi andiamo a cercare di far lavorare il motore nelle migliori condizioni, e sostituendo la catena è uno di questi. Catena e rapporti, corona e pignone. Chiaramente le corone sono di materiali in erga, più leggere, forse meno resistenti, ma nel racing andiamo a cercare la prestazione, non la durata. Altra modifica, terminale di scarico, cosa importantissima. Nel trofeo Honda siamo obbligati a montare quello che danno in dotazione per il trofeo. Negli altri campionati a cui abbiamo partecipato, CIV, abbiamo messo uno scarico un po' più performante, con una parte in titanio, una parte esterna ultima, questa zona qui, in titanio, e con una sezione del tubo molto più ampia, più grande, per far respirare meglio il motore. Abbiamo apportato una modifica, abbiamo messo un radiatore aggiuntivo. Abbiamo eliminato quello dell'HRC per un semplice fatto, perché nella stagione calda, quando ci sono delle gare a giugno, luglio, agosto, non ci portava il motore a temperature troppo elevate, quindi oltre che ci creava dei problemi di affidamento, creava anche dei problemi a livello di potenza. Abbiamo messo un radiatore aggiuntivo che ci ha fatto scendere di 5, 6, 7, 8 gradi la temperatura dell'acqua, e tanto bastava per stare nelle condizioni ottimali. Andiamo sull'elettronica.
abbiamo sostituito la centralina originale con una centralina HRC. Chiaramente per poter fare questo abbiamo dovuto cambiare anche tutto il cablaggio della motocicletta, perché la centralina HRC ci dà delle opzioni, oltre che si può gestire, si può programmare. Abbiamo due inserti che sulla moto stradale, uno serve per le quattro fesce d'emergenza e l'altro per il passing, dove le quattro fesce d'emergenza ci servono per il pilota in pit lane di non superare una certa velocità. Abbiamo la possibilità di avere un cambio assistito elettronico. In questo caso specifico noi abbiamo bypassato quello dell'HRC per farne uno un po' più funzionale e più naturale, che è situato direttamente sul cambio. Ecco. Qui abbiamo una cella dove possiamo intervenire sia nel cambio in compressione o in estensione e nei tempi di taglio. Chiaramente il pilota ci dice quale gradisce di più. Altra modifica che si può apportare sempre nella categoria stock sono le sospensioni, e sembra anche giusto per una questione anche di sicurezza, anche perché la motocicletta sta sempre al massimo delle sue prestazioni. Questo è un ammortizzatore posteriore che viene sostituito a quello originale. Qui potete vedere questa registrazione. Questo è un comando remoto che varia l'altezza della molla, mentre questi due pomellini, come vedete, uno è per la compressione e uno per il ritorno. Sto parlando del motore, essendo un regolamento stock si possono fare poche modifiche. Nel 2012 ci hanno concesso, per stare insieme alla concorrenza, di sostituire la frizione originale come questa con una frizione antisaltellamento dell'STM. Parlando del motore, essendo un regolamento stock, in teoria non si potrebbe toccare niente. L'unica cosa che noi possiamo andare a guardare, a riferire, a migliorare, sono tutte quelle lavorazioni che in fase di assemblaggio sulle catene di montaggio non avvengono. Gli assi a camas sono quelli di serie, i rocchetti lo stesso. L'unica cosa è una manutenzione accurata, una manutenzione dettagliata e con un chilometraggio ben preciso. Questo è un pistone, va sostituito circa ogni 1000-1500 km, chiaramente con il pistone, sia lo spinotto che le fasce, mentre le bielle vengono sostituite ogni due revisioni del motore. Chiaramente le bronzine, come vedete, vengono sostituite sempre. Qui subentra il bravo preparatore nel sostituire, nel modificare quelle parti al limite del lecito per avere le massime performance del motore. Firmare carte dietro due righe, coccodrilli pronti alle gambe.